Povera Laura, hai davvero l'aria molto stanca. Vado a prepararti un tè. Cosa stai leggendo? Il libro dei nomi. Ecco perché ti sposi, ho capito. Hai capito? Che cosa? È evidente, stai cercando un nome per un bambino, ma certamente. E poi non stai bene, hai la nausea. Quante tu sei incinta. Davvero? Ammettilo, Laura. Perché non mi hai detto niente? Dai, ti aiuto a scegliere. Per esempio, che ne diresti di... del nome Isidor? Suona bene, non ti pare? Non sono incinta. E per chi è questo libro? Non è mio, è di Helen, l'ha dimenticato qui. No, no, un momento. Helen sceglie il nome del bambino insieme a te? No, non con me, con Gregor. Helen sceglierebbe con Gregor il nome di mio figlio, lo trovi plausibile? Io non credo che Helen volesse escluderti, ma probabilmente ha pensato che la cosa non ti interessasse troppo, come a tutti gli uomini. Come? Di cos'è che non si interesserebbero gli uomini? Lo sai, di tutto quello che riguarda i neonati. Dalla scelta del nome al cambio dei pannolini e così via. Gli uomini instaurano un vero rapporto con i figli solo quando sono un po' più grandi, vero? Che c'è? È un cumulo di sciocchezze. Perché? Non è vero? Ma certo che no. Se dovessi avere un figlio con te, vorrei scegliere con te il suo nome e cambiare i pannolini insieme a te. Bene, allora facciamo subito una prova. Guardiamo. Allora. Maraike, Melanie. Per una bambina non sono male. E se fosse un maschietto... Jonas, Jonathan, Isidor. Laura, scusa, ma lo deciderò con Helen. Ti senti un po' meglio ora? Ottimo. Temevo che avremmo dovuto disdire il matrimonio. Noi? Tu e Gregor, naturalmente. Noi Salfeld siamo solo delle comparse. Non è vero, sai bene che... Ora è meglio che vada. Aspetta, ti porti via il libro? Ma hai detto tu che appartiene ad Helen. Glielo riporto. Certo, bravo. Sarai una sposa stupenda. Già. Se tu sapessi, se tu potessi immaginare, devo rimandare il matrimonio, anzi, lo devo annullare. E al più presto. Se almeno sapessi che nome gli piacerebbe per suo figlio. Sto tenendo nascosta a Gregor la verità. Porto nel ventre il figlio di un altro. E finché non gli dirò come stanno le cose, non lo potrò sposare. Sono arrivati. Chi? Gli anelli, questa mattina. Non vedevo l'ora di mostrarteli. Non dici niente. Sono molto belli. Il gioielliere mi ha raccomandato di provarli ancora una volta. Ma non prima del matrimonio, porta sfortuna. Sciocchezze, da quando in qua sei superstiziosa. Ecco, questo dobbiamo farlo allargare. Prova anche il tuo, non vorrei mandare a monte il matrimonio per un anello. Perfetto. Gregor. Laura, credimi, sarai la sposa più bella del mondo. Cosa c'è? Non ti senti bene? Sono un po' stanca. Vuoi sdraiarti un pochino? Allora, oggi come sta il nostro Isidor? Isidor? Sì, l'ho letto sul libro dei nomi. Isidor, non ti fa ridere? L'ha proposto anche Alexander. Sai, è stato qui poco fa, stavo per dirtelo. E gli hai raccontato del bambino? Ha scoperto che siamo nella stessa situazione? Allora come l'ha presa? Che cosa?
Che domanda? La notizia è che divento padre anch'io? Veramente non gliel'ho detto. Allora com'è arrivato Isidor? Ha trovato il libro dei nomi, quello che mi hai regalato tu. E non ha ancora capito che sei incinta? No, gli ho raccontato una bugia, gli ho detto che è di Elena. Il libro è tuo, vero? Me lo ha dato Laura per te. Te lo ha regalato Greg. Così ha detto? Sì. Lo confesso, all'inizio ero deluso all'idea che tu preferissi scegliere il nome con Gregor. Ma poi ho capito. Devo prendermi più tempo per stare con te e con il piccolo. Veramente? Ma non sentirti assolutamente in dovere. Non è un dovere, davvero. Certo. Insomma, sei il padre di mio figlio, ma non siamo una coppia. Comunque sia, voglio che tu stia bene e che non ti manchi niente, dico finanziariamente. E poi... Già. È solo che non voglio sentirmi dire che mi sono fatta mettere incinta per approfittarne. Questo non lo pensa nessuno. Però, nella tua famiglia... Nessuno. Ehi, devi credermi. Siamo felici di questo bambino. Certo, anche mio padre è felice del piccolo rampollo Salford. Io non capisco perché tuo fratello non deve sapere che aspetti un figlio da me. Deve credere che sarà l'unico a dare un erede alla famiglia? Che sciocchezze. No, è che non voglio gridarlo ai quattro venti, preferisco aspettare. Lo sai che cosa penso? Che tu hai paura che Alexander sia geloso se lo viene a sapere. Perché in fin dei conti ti considera una sua proprietà. Non ricominciare, ti prego. Allora spiegami che cosa c'è di male se racconti al tuo adorato fratello che aspetti un figlio dall'uomo che ami. Niente. Niente. E tanti sotterfugi per niente. Molto rumore per nulla. Mi dici come faccio a spiegare a Helen la faccenda del libro? Comincio ad averne abbastanza di tutti questi segreti. Ci sposiamo fra due giorni e presto avremo un bambino. Io vorrei raccontarlo, gridarlo al mondo intero. Per favore, basta. Sì, scusami. Non volevo alzare la voce con te. Laura. Che c'è? Hai paura di perdere il bambino? O temi che non sia sano? Per questo vuoi aspettare? Io capisco che tu sia preoccupata, è normale per una futura mamma. Ma vedrai che il nostro bambino sarà sano come un pesce. Andrà tutto bene, signora Bergmeister. Mi credi? Grazie, prego. Robert, hai un momento per me? È il mio piano settimanale. Avrei bisogno che mi sostituissi un paio di volte. Finalmente qualcuno ha capito che sono un genio come uomo d'affari. No, non ti illudere. È che voglio stare di più con Ellen. Allora, mi aiuti? Pensa che sta cercando il nome per il bambino e non chiede il mio parere. Oh, e per noi Salfeld è un vero affronto. E non l'avrei nemmeno scoperto. Ma ho visto un libro sui nomi a casa di Laura. Che c'è? Niente, che domanda. Cos'è questa storia del libro? Helen ha ricevuto da Gregor un libro sui nomi e lo ha lasciato a casa di Laura. Il punto è che sceglie il nome con Gregor invece che con me. Già, e visto che si tratta del rampollo Salfeld, allora... No, si tratta del fatto che Helen ha bisogno di più attenzione. Dobbiamo starle più vicini, soprattutto io. Sicuro? E per questo... Capisco. Come no? Ma che ti succede? Direi che sei piuttosto teso.
Che cosa vuoi che mi succeda? Voglio dire, ho un sacco di lavoro in cucina, siamo strapieni di prenotazioni. E poi, nel momento peggiore, Laura si sposa e adesso ti ci metti anche tu. Sì, però mi aiuterai, vero? Ti lascio questo. Guarda gli appuntamenti e metti un asterisco su quello che puoi fare, eh? Grazie. Dimmi di Laura, come sta? Bene, o almeno ora si sente un po' meglio. Insomma, deve solo riposare o farà saltare il matrimonio. Certo.